Piazza in Piscinola è così denominata per l'antica presenza di uno stabilimento termale con vasche e piscina. Le case quattrocentesche Mattei si affacciano sulla piazza, dando a questa un'antica memoria medievale. Le tracce più antiche del fabbricato si rivelano nelle finestre centinate ed a crociera, nelle bifore e nel portichetto con una colonna medievale ed una loggia. E niente, niente è più importante di te che ti lasci amare da me. Dolce, dolce, stanca, vecchia, piccola, madre mia, tu sei la stessa vita mia. Niente, niente al mondo è più importante di te. L'arco prende il nome dall'importante famiglia senese dei Tolomei, che si stabilì a Roma nel 358. L'arco, tutto in laterizio, assolve più propriamente alla funzione di sottopassaggio di esclusiva utilità pubblica. Risulta piuttosto massiccio e frammentato con il sott'arco incombente, a differenza di come è stato riprodotto in un acquarello di Ettore Rosler Franz, in cui appare in primo piano con maggiore luminosità. Cara madre mia, dolce, stanca, vecchia, piccola, cara madre mia, tu sei l'unica. Sulla destra dell'arco si nota la muratura antica di una costruzione attualmente soltanto in laterizi. È l'antica torre dei Tolomei, risalente al XIII secolo, oggi irriconoscibile a seguito della perdita dei piani alti, perciò più bassa degli edifici adiacenti di età moderna. Largo Maria Domenica Fumasoni Biondi è una strada del rione di Trastevere situato lungo via della Paglia. Archeologa che durante uno scavo in una sepoltura di epoca romana riscoprì la tessitura con fibre d'amianto e per questa ragione nella targa stradale è ricordata come benemerita dell'artigianato. Tanto, ah.